I Matataranni 2, ultima puntata. Indagini sull'omicidio della baronessa. Anche la seconda parte della seconda stagione di Matataranni arriva al suo grande finale di stagione. Con la quarta ed ultima puntata, infatti, si chiudono le vicende della sostituto procuratore. Anche in quest'ultimo appuntamento, Imma dovrà fare i conti con un omicidio molto difficile da risolvere. Infatti, oltre alle modalità a dir poco inquietanti con cui è stato compiuto, è anche ricco di intrighi nascosti, di cui ovviamente Imma dovrà occuparsi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Imma Tataranni, dove eravamo rimasti? Salvatore Romaniello è stato arrestato grazie all'impegno di Imma. Quest'ultimo, però, dice alla Tataranni che desidera riavere la sua libertà e che in cambio ha qualcosa di interessante da proporle. Infatti ha delle informazioni che potrebbero portarla facilmente all'arresto del boss Mazzocca. Imma è dubbiosa ma alla fine ascolta quello che Romaniello ha da dirle e, alla fine, riesce ad arrestare davvero il boss. Quest'ultimo però la mette in guardia dopo l'arresto, dicendo che Salvatore è un serpente a sonagli e dopo averla aiutata potrebbe anche danneggiarla. La Tataranni deve anche indagare su un omicidio avvenuto in una struttura per anziani. È la stessa dove alloggia sua mamma Brunella e la donna che è stata assassinata è una sua cara amica. Imma, quindi, deve scoprire la verità pur essendo coinvolta personalmente dal caso. Imma Tataranni si occupa del suo lavoro come ogni giorno, quando un inaspettato omicidio sconvolge Matera. La baronessa Giuseppina Antonini de Rao viene ritrovata priva di vita. Le sue condizioni però sono davvero terribili, e questo rende l'omicidio scioccante. La baronessa si trovava in moto, ma la sua testa è staccata dal corpo, come se fosse stata volontariamente decapitata. Imma si precipita subito sul luogo insieme alla sua squadra, ed ovviamente a Calogiuri. Ben presto la donna capisce che, nonostante la moto, non si è trattato di un incidente ma di un omicidio. In quel frangente Giuseppina Antonini de Rao stava percorrendo la strada, che conduce alla villa in cui abita ormai da tempo. Sicuramente, quindi, chi ha commesso il delitto la conosceva e sapeva dove aspettarla, prima di passare all'azione. Imma inizia ad indagare nella famiglia della baronessa, nella sua vita privata ed anche nel suo lavoro, alla ricerca di invidie o problemi di qualche genere, che però Giuseppina non aveva mai raccontato a nessuno. La situazione, quindi, si dimostra anche più complessa del previsto. Imma Tataranni 2, ultima puntata. Ancora problemi con Pietro. Imma fa un grande passo avanti nelle indagini sull'omicidio della baronessa. Le modalità dell'assassinio sono singolari rispetto a quelle consuete e fanno pensare che non si trattasse di un problema personale. Alla fine la sostituto procuratore riesce a scoprire che tutto questo ha a che fare con intrighi e magheggi. C'è chi vorrebbe costruire un termovalorizzatore a Matera guadagnandoci e c'è chi, invece, si oppone al progetto. La baronessa potrebbe essere rimasta invischiata in qualche modo, in questo giro di interessi e denaro, in cui sono coinvolte anche persone più potenti del luogo. Anche la Tataranni, ovviamente, deve stare attenta nel condurre un'indagine del genere. Intanto anche in casa le cose non vanno bene. Pietro sostiene di avere sempre mal di schiena e dolori articoli, così si sottrae all'intimità con Imma, pur dicendo di averla perdonata. La Tataranni vorrebbe ritrovare la serenità del passato ma sembra impossibile. Tutto questo le fa provare ancora più interesse ed attrazione verso Calogiuri. Quest'ultimo, nel frattempo, è con lei per risolvere il complesso caso della baronessa. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace che Imma Tataranni 2 sia già finita? E che cosa vi aspettate da questa puntata finale, molto attesa da tempo? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.